Sarà un maggio ricco di turisti, come diceva prima Nino Daniele, ci sarà anche un programma preciso per la sicurezza, c'è stato un incontro in prefettura nelle ultime ore. Sì, qua voglio un po' chiarire, perché se qualcuno pensa che ci sia in atto una militarizzazione della città non ha capito nulla del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica. Perché si è parlato per 45 minuti di tutte le iniziative che il Comune sta facendo per rendere la città sempre più vivibile e poi su proposta del Questore di Napoli il Comitato ha deciso che i militari già previsti dal Governo per l'operazione Strade Sicure nella misura di 200, invece di stare fermi, evidentemente è stato registrato un non soddisfacente risultato, quello che noi dicemmo un anno fa, lo voglio dire sommessamente e senza presunzione, un anno fa quando in campagna elettorale il ministro dell'Interno Alfano disse che sarebbe stata sconfitta la criminalità, non ci sarebbero stati più sparatori omicidi con l'operazione Strade Sicure, evidentemente non era proprio la migliore indicazione possibile, quindi i militari hanno svolto il loro lavoro e li ringraziamo. Ora il questore dice non danno i risultati che ci aspettavamo, se sono fermi a Ponticelli, alla sanità o in qualche altra zona, bene a tutelare gli obiettivi sensibili come aeroporti, stazioni, invece la questura ha proposto che le donne e gli uomini, giovani tra l'altro militari, vadano per strada unitamente alle forze dell'ordine, perché in Italia la prevenzione del crimine e l'individuazione dei responsabili non la possono fare i militari, che hanno regole di ingaggio che se vedevano fermi alla sanità una rapina dovevano chiamare il 112 e il 113. Se il 112 e il 113 non ci avevano uomini a sufficienza o donne a sufficienza, come noi stiamo dicendo da tempo, era praticamente un gatto che si morde la coda. Quindi è una proposta che, se qualcuno pensa che sia la militarizzazione della città, allora non ci vede d'accordo, ma non era questo l'intendimento delle persone che ho ascoltato con le mie orecchie in comitato. Semplicemente, stando delle circolari nazionali e internazionali che impongono ai governi e ai prefetti di rafforzare la vigilanza sul territorio, antiterrorismo e ovviamente anche per le attività criminali di tipo comune, si è deciso sul lungomare e su Chiai una pattuglia. Io ovviamente ho chiesto più pattuglie di forze dell'ordine ordinarie, il comitato parliamo di una pattuglia in cui saranno due poliziotti e tre militari, o due carabinieri e tre militari, o due finanzieri e tre militari. Se questa è la militarizzazione della città, allora vuol dire che 25 anni di istituzioni non mi hanno fatto capire nulla di quello che ascolto con le mie orecchie.